Buon pomeriggio a tutti, cari amici. Ieri parlavo con un amico mio via WhatsApp come la card di quest'anno di SummerSlam non fosse un granché, ma non è proprio così, mi devo ricredere. Comunque, proprio come c'è nell'immagine di copertina del video, questa novità assoluta del Thunderdome è una figata pazzesca. Bene, ma andiamo a fare i pronostici di SummerSlam 2020 che si svolgerà live in diretta nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 agosto 2020 dall'Harvey Center Arena di Orlando con i fan collegati via Zoom. Bene, partiamo subito agli Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford. Affronteranno Andrade ed Angel Garza con supporto di Zelina Vega. Per quanto mi riguarda, mi potrebbe andare bene anche una difesa con successo degli Street Profits, però, visto che siamo a SummerSlam ed è il secondo pay-per-view dopo WrestleMania, dico Andrade ed Angel Garza. Drew McIntyre contro Randy Orton e qui insieme a Braun Strowman contro The Fiend e Bray Wyatt se la giocheranno per chiudere il pay per view. Io qui dico una cosa, la metto per assurdo, potrebbe finire anche per no contest, count out, squalifica. Secondo me ci sarà un modo sicuramente per allungare il brodo, per riproporre Drew McIntyre contro Randy Orton a Payback, però se devo dire un vincitore dico Drew McIntyre per il titolo WWE. Apollo Crews contro MVP, match 1 contro 1 per il titolo degli Stati Uniti. Il nuovissimo titolo sfoderato e creato da MVP e i suoi scagnozzi Bobby Lashley e Shelton Benjamin saranno banditi da bordo ring. Io dico Apollo Crews che finalmente il suo lavoro di tutti questi anni lo stanno premiando bene così WWE. E poi altra grande sfida, Dominic Mysterio con Rey Mysterio al suo fianco contro Seth Rollins con al sostegno Buddy Murphy in uno street fight, quindi in un combattimento stile strada. Io qui dovrei dire Seth Rollins, ma vado per il cuore, quindi mi porto dalla parte di Dominic Mysterio. Poi Asuka che farà niente poco di meno che due match, prima contro Sasha Banks per il titolo di Raw e poi contro Bayley per il titolo di SmackDown. Qui non so chi la pensa come me, ma spero che vedremo Asuka di Bals con le due cinture, me lo auguro vivamente. Perché è vero che Sasha Banks e Bayley stanno tirando la carretta come divisione femminile, ma anche Asuka si sta facendo il mazzo così, quindi è giusto secondo me premiare Asuka. Braun Strowman contro The Fiend e Bray Wyatt per il titolo universale, credetemi. Guardatevi la puntata di SmackDown della notte scorsa perché è stata straordinaria dall'inizio alla fine. Però io dico a questo punto con il personaggio strafigo di The Fiend Bray Wyatt, io dico che The Fiend vincerà il titolo. Spero però che Braun Strowman non venga relegato nei bassi fondi dello show blu, anche perché non sappiamo poi quando ci sarà lo scambio di atleti tra Raw, SmackDown, NXT e quant'altro. E poi chiudiamo con la sfida delle sfide, Mandy Rose contro Sonya Deville che era partito come un match che chi perdeva doveva
era costretto ad essere tagliato i capelli dalla vincitrice. Invece, grazie all'ultima puntata di SmackDown, siamo passati a un match senza squalifiche, ma soprattutto chi perderà lascerà la WWE. Ovviamente questo in chiave di storia, di narrativa. Io qui, certo, c'è a chi piace anche Sonya Deville, magari anche grande carattere, la cazzimma famosa dei napoletani da vendere, però io qui salvo Mandy Rose, magari Sonya la impiegheranno in un'altra maniera in WWE, magari per qualche progettino che la federazione sa. E quindi Mandy Rose, niente, per me deve vincere. Poi, certo, se vediamo la card, non vediamo dentro Otis, non vediamo dentro Dolph Ziggler, non vediamo dentro Shayna Baszler e tanti altri, però, cari ragazzi, dobbiamo dire che, come ho detto già prima, il Thunderdome è una figata pazzesca. Poi io sono pienamente convinto che qua almeno 2/3 cambi di titoli li avremo. Poi se sarò smentito lunedì o martedì, non so quando riuscirò a fare il video dei commenti, perché l'era Thunderdome è l'inizio di una nuova era per la WWE, quindi SummerSlam me lo dovrò vedere dall'inizio alla fine e nessuno me lo impedirà. Quindi, anzi, io volevo il ritorno dal pubblico, certo, noi vorremmo proprio, non solo noi italiani, tutto il mondo vorrebbe il ritorno alla normalità, però sappiamo, dobbiamo aspettare il vaccino e niente, per il resto, voi lo sapete che da quando è stato rescisso il contratto tra Sky Italia e WWE, quindi Pay Per View in italiano non ci sono più, perché al momento Discovery non ha la priorità. Poi non so se ci sono novità in merito, non sto seguendo attualmente al momento Michele Bossi e Luca Franchini. Quindi credo che, come anche qualche altro pay per view, uno o due pay per view fa, che sia disponibile solo sul WWE Network in lingua originale. E niente, quindi vi ricordo, vedetevi SmackDown, insomma, questa novità del Thunderdome, io sono rimasto con la bocca spalancata, perché è veramente una cosa bella. Certo, leggevo di qualcuno via Zoom che si è addormentato, e vabbè, poi dipende uno come ha passato la giornata. E certo, a me dispiace anche tanto che purtroppo abbiamo il fuso orario con l'America, se no io sarei stato il primo a vedermi gli show, i pay per view in diretta, ma col Giappone più o meno è possibile, ma con l'America purtroppo no. A meno che non vengano modificati gli orari, ma è pressoché impossibile. Quindi, dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Io vi ricordo quindi che a partire dalla scorsa notte la WWE si è ufficialmente spostata dal Performance Center di Orlando, sempre ad Orlando, ma all'Harvey Center Arena, con i fan collegati via Zoom. Ovviamente magari hanno prenotato. Quindi, oltre a SmackDown, avremo SummerSlam, ho letto, almeno per i prossimi 2 mesi, tutti gli show in questa maniera. Ci auguriamo che magari entro la fine dell'anno potremo riavere le arene, non dico piene, ma semipiene. Staremo a vedere. Dal vostro Nicola De Lucia è tutto, un saluto, buon fine settimana e sempre viva il wrestling, la WWE. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao!